se no troppo tempo, quelli hanno dei minuti. Buongiorno a tutti, sono Maria Antonietta Finamore, orgogliosa poetessa del Federiciano. Ho colto l'invito di Giuseppe Aletti a dare testimonianza della mia esperienza in merito al concorso e al Festival del Federiciano. Scrivere poesie per me è sempre stato, da quando ho ricordi, un prendermi cura di me, dei miei sentimenti. La mia partecipazione fisica al Federiciano è stato nel 2015. È arrivata dopo vari anni di estremo impegno fisico ed emotivo. Inviavo poesie con un pseudonimo e volevo migliorare fisicamente, intellettualmente, prima di parteciparvi realmente. Il mio obiettivo era scrivere perché avevo bisogno di vivere. La poesia per me è vita. Dopo intensa terapia e vari ostacoli superati, arrivo il giorno in cui sono riuscita a mandare una poesia col mio nome e a partecipare. È stata la cosa più bella ed emozionante che io avessi vissuto e forse che vivrò, anche se non metto mai limite a niente. Quest'anno, 2020, mi sento doppiamente punita per questo Covid, insomma. Comunque sto vivendo di rendita, con i ricordi e le varie attività messe in atto da Giuseppe Aletti, come la panchina dei versi e tutti gli artisti che si sono esibiti per tenerci compagnia in questo periodo di lockdown. Ho vissuto emozioni e passioni. Incantevoli erano le abitazioni dove venivano affisse le stele e il corteo di persone che attendevano festose per vedere chi aveva vinto il concorso. È un concorso che dà l'eternità, perché i nostri scritti vengono affissi alle mura insieme ai grandi intellettuali nazionali e internazionali. Vorrei tanto che un giorno anche una mia poesia venga messa tra i grandi. Io mi sento un microbo che sguazza felice in questa atmosfera di poesia, di emozioni, è palpabile. Quindi il Festival del Federiciano non si può raccontare, si deve vivere. Io spesso mi un po' estraneo e guardo e penso quante cose un uomo può fare. Un uomo poeta e sognatore con buona volontà ha realizzato delle utopie. Questo è Giuseppe Aletti, ideatore, con la sua famiglia e il suo staff, un agglomerato di genialità. Si scrivono emozioni con e senza regno, tutti
tutti sognano, anche io un giorno sogno di essere tra i grandi. Un grazie poetico a tutti. Dio.